Ben trovati sul canale video di Gioconomicon. Siamo qui agli Asmodeis 2016 che si stanno svolgendo al Macro a Roma nel contesto della Macro Games Day organizzata da Ludomaniacs. Siamo per presentare un'altra novità che Asmodee Italia ha portato qua, ed è un gioco che sarà in vendita prossimamente e che è presentato in anteprima nel corso di questi Asmodees. Ma la cosa più eccezionale di questa presentazione è il dimostratore di eccezione, che è il signor Asmodee Italia. Luca Cattini è il 50% di Asmodee Italia, no? Ciao Luca! Ciao, l'altro 50% è Massimo Bianchini, che mi lascia sempre fare le interviste, buon per lui. Va bene, ma in realtà ormai dai, vi conoscono tutti, dall'esperienza di Asterion Press, e adesso possiamo chiamarvi Asmodee Italia a tutti gli effetti? Sì, a tutti gli effetti sì, credo che il cambio di ragione sociale avverrà proprio per puntualizzare le cose a fine d'anno, tra il 2016 e il 2017, diventeremo Asmodee Italia anche come ragione sociale, ma lo siamo a tutti gli effetti insomma. Insomma, presentiamo quest'anteprima che è Twins, che è un gioco che, ci stavi dicendo, voi giocate tantissimo all'interno del vostro studio, della vostra azienda. Sì, è il nostro gioco passatempo quando noi andiamo in una fiera di sera, dopo aver naturalmente dimostrato tutto il giorno cosa fai, vai in albergo e ti rilassi. No, giochi, perché bisogna fare così, e giochiamo a questo gioco che per noi è straordinario. Ha un codice interno anche, tra l'altro, che si chiama Picomeragno, dovuto a un'interpretazione sbagliata del nome originale in francese, ma è veramente semplicissimo. Guardate, queste sono le regole, si tratta di una mezza paginetta e... dietro è bianca. Completamente bianca, ma è un gioco carinissimo. Allora, molto semplicemente, di cosa si tratta? Ci sono delle immagini, delle carte con delle immagini da una parte e dall'altra, e ci sono 11 immagini e ogni giocatore deve creare delle associazioni tra due di queste immagini. Quindi abbiamo delle carte con i numeri numerate, quindi potremo mettere insieme la carta numero 10 con la carta numero 4, faremo la coppia, la mettiamo a faccia in giù e dobbiamo fare 5 coppie. Come vengono fatte queste associazioni? È tutto soggettivo, ad esempio potrebbero essere due cibi, potrebbero essere due forme uguali, entrambi gli oggetti hanno il colore rosso. Io ci vedo prima giù, ad esempio, hanno associato le fedi con la bilancia. Perché? Perché quando ti sposi ingrassi. E questo, quindi, la cosa che unisce gli elementi è completamente soggettiva. Naturalmente quello è lo scopo del gioco, è riuscire a fare l'accoppiamento che la maggior parte dei giocatori al tavolo farà. Quindi diciamo l'accoppiamento più banale. Perché? Perché fai i punti in base a quante persone hanno fatto quello stesso accoppiamento. Con un inghippo, ovvero se tutti fanno quell'accoppiamento o se tu sei l'unico a aver visto questa associazione, nessuno fa punti. Quindi bisogna sperare naturalmente che al tavolo ci sia un pirlotto che vede il mondo diverso dagli altri e che farà fare tutti i punti all'altri a tavolo. Ed è straordinariamente divertente. Perché? Perché poi bisogna dare le spiegazioni di queste associazioni e qua scattano le arrampicate sugli specchi. Come abbiamo visto giù, c'è gente proprio che vede delle cose che gli esseri umani non dovrebbero mai vedere. Divertentissimo, quattro manche, una prima manche si fa in questo modo, poi si girano le carte, dietro si usa l'altra immagine per fare la seconda manche, poi si pescano altre 11 carte, altre due manche e il gioco è fatto. Straordinariamente divertente, semplicissimo per tutti quanti peraltro. Tra l'altro credo che il punto di forza del gioco sia nella rigiocabilità, perché le immagini sono veramente tantissime. Le immagini sono tante, noi ci abbiamo giocato una quantità innumerevole di volte e devo dire che non ha importanza magari anche ripetere l'associazione, perché tanto non è quello lo scopo. Lo scopo è riuscire a trovare l'interpretazione più comune al tavolo di gioco, quindi dipende da con chi stai giocando, per cui anche se dovessi ripetere un'associazione con un altro gruppo di persone, molto probabilmente ti cambierà la partita. Noi ormai è un anno che non facciamo altro che giocare a questo quando ci troviamo di sera dopo le cene, ma anche perché è un bel modo per conoscere le persone, perché naturalmente quando spiegano l'associazione danno un po' la loro visione del mondo, no? E quindi scopri delle cose veramente molto particolari sulle persone. Facciamo qualche esempio, dai, tu che ci hai giocato parecchio, prendi qualche immagine. Sì, beh, qua adesso un pochino, allora tanto qua andiamo senza rete, perché le carte le hai messe veramente a caso, eh? Senza rete, le carte a caso. Una immediata che mi viene da fare, allora questa era girata, abbiamo un kiwi e una brioche, diciamo che sono due cibi. Poi ce n'è una carina che sono dei raggi X con il fantasma, quindi queste potrebbero essere associate perché sono immagini che fanno un po' paura. Abbiamo dei palloncini e una campana, quindi immagini di festa. Dopo inizia a diventare anche un po' più difficile, una piuma e una mucca potrebbero essere associati essendo parte del mondo animale. Mi rimane una porta con... mamma mia, una montagna russa e un coltellino svizzero.
deve fare imboscate anche. Ecco, Massimo, l'altro 50% di Osmade Italia. Qua bisogna un po' arrampicarsi sugli specchi, magari diciamo che queste sono due attrezzature e ci salviamo, quindi rimarrebbe fuori solamente la carta. Tra l'altro si fanno punti anche con le carte singole, perché sono 11 carte, 5 coppie, quindi una carta non viene associata. Se tu hai la stessa carta comune anche in quel caso con degli altri, anche lì fai punti in più. Ma quindi quando devi suggerire questa accoppiata, che cosa dichiari? Una parola? Molto semplicemente, ognuno fa le proprie coppie, no? Quando tutti hanno finito si rivelano le coppie, poi parto io e dico: allora ragazzi, io ho fatto, ho messo insieme. Ok, però l'esempio che facevi, no? Cornetto e kiwi. Sì, no, puoi dire quello che ti pare. Che dici? Tipo buona colazione? No, puoi dire, non c'è bisogno di fare della narrativa. Dici: per me sono associabili perché sono entrambi alimenti, punto. Quindi c'è una prosa, non è un... Ah, ok. Sì, non c'è da fare una narrazione, c'è da spiegare la motivazione del perché ho visto questa, una comunanza tra quelle due carte lì. È che in alcuni casi sono veramente talmente difficili che bisogna sforzarsi per trovare. Tipo prima giù uno ha accoppiato il cartello di strettoia con il tramonto e ha detto il viale del tramonto, meraviglioso, un'idea eccezionale. Ci sono dei geni che giocano questo gioco, lo scoprirete, l'Italia scoprirà questo gioco. Per noi cade direttamente nella categoria di Dixit e Concept, senza tema di smentita. Senti, e sono dispari però, no? Sono dispari, quindi rimane una carta e ti ripeto, questa qua fa punti anche in questo caso se sei l'unico, se sei quello che fa i punti in base a quante persone hanno questa stessa carta che gli è rimasta non accoppiata. Ok, perfetto. Allora, Twins, Asmodee Italia, lo si trova in distribuzione tra quanto? A fine settembre, inizio ottobre. Ok, indicativamente il costo di listino? 29,90, quindi stessa fascia di Dixit Concept. Perfetto. Grazie. Luca, grazie mille, grazie anche per aver organizzato questi Asmodee 2016 qua a Roma. Te ne siamo grati come romani, se posso permettere di dirlo. Era da tempo che volevamo fare qualche cosa a Roma, anche per lanciare un messaggio alla comunità del centro-sud e dire: noi ci siamo per voi. Poi viene bene, male, noi ce l'abbiamo messa tutta per far venire le cose bene. Il posto è magnifico, devo dire grazie ai nostri ospiti, a Gabriele e Ludimeric, sono eccezionali questi ragazzi. Poi c'è un messaggio in più, non è un caso che siamo al macro, perché noi facciamo cultura. Cultura ludica va bene, ma facciamo cultura e diciamola finalmente questa cosa qua. Benissimo, allora se ci state vedendo in diretta su Facebook, venite a trovarci qui al Macro, al Museo di Arte Contemporanea di Roma, oggi e domani, sabato e domenica. Se ci vedete in differita sul canale YouTube, continuate a seguirci. Noi siamo Gioconomicon, Twins lo trovate tra breve nei vostri negozi. Grazie, ciao. Grazie, ciao.